Benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6. La provincia di Teramo potrebbe essere il territorio maggiormente colpito dal commissariamento della Banca Popolare di Bari e dagli esuberi. Infatti dei 99 sportelli abruzzesi, più della metà sono nel Teramano con 420 lavoratori. Intanto questa mattina, su iniziativa del sindaco D'Alberto, si è tenuto in municipio un incontro urgente con i sindacati. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli. È un parlare sottovoce, carico di preoccupazione, ma anche tanto sangue freddo e lucidità nell'affrontare un momento difficile della propria banca. È stato questo l'atteggiamento dei clienti teramani della Banca Popolare di Bari, che questa mattina si sono risvegliati con l'incubo del commissariamento dell'istituto di credito. In centinaia si sono riversati negli sportelli delle filiali, non per ritirare i propri soldi, piuttosto per onorare la scadenza dell'IMU. La Banca Popolare di Bari è una banca cooperativa per azioni fondata a Bari nel 1960. Radicata in Puglia, dispone di una rete di oltre 368 filiali dislocate in 13 regioni distribuite, oltre che nel sud, anche nel centro e nel nord dell'Italia, con circa 3.300 dipendenti e 70.000 soci. Solo in Abruzzo l'Istituto Pugliese ha 99 filiali, la maggior parte in provincia di Teramo, dove sono presenti 52 sportelli con 420 lavoratori. La banca ha chiuso il primo semestre del 2019 con una perdita netta di 73,3 milioni. Lo Stato ha stanziato 900 milioni di euro per il suo salvataggio, che verranno dati all'Istituto nel 2020, dopo un piano di ristrutturazione che prevede, tra le altre cose, circa 800 esuberi. Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, ha immediatamente convocato un incontro in municipio con i sindacati per affrontare la delicata questione occupazionale che si potrebbe verificare a breve. 800 esuberi, come andrà per l'Abruzzo e per la provincia di Teramo? 800 esuberi, 99 filiali in Abruzzo della Popolare di Bari, la maggior parte a Teramo, perché sono 52 gli sportelli a Teramo e sono 420 lavoratori. Quindi non può che esserci da parte nostra una grande attenzione, una grande, in qualche modo chiederemo anche stamattina di fare anche un tavolo magari con la regione, con i parlamentari, perché qui parte, in qualche modo c'è un problema sicuramente occupazionale, va garantita l'occupazione a questi lavoratori, va garantita in qualche modo la continuità dei loro posti di lavoro, anche perché sono lavoratori che in questi anni, nonostante le grandi pressioni che ci sono state, nonostante anche una condizione di incertezza che la banca in qualche modo ha subito e che vive da parecchi anni, hanno comunque dato massima disponibilità e massima dedizione. E questo è sicuramente il primo problema. Però accanto a questo c'è anche un interrogativo che cosa succede nel territorio, perché probabilmente una vicenda di questo tipo, insomma, che si somma a tante fragilità che questo territorio ha misurato negli anni, significa che potremmo avere una ricaduta su quella che è magari l'affidabilità del territorio, di quella che è in pratica anche l'accesso al credito, soprattutto del territorio. Un territorio come questo, fatto di piccole e micro aziende, ha bisogno invece di avere comunque un altro tipo di disponibilità. Il timore di tutti è che questo territorio abruzzese, ma soprattutto quello teramano, possa sembrare ancora meno competitivo a livello economico e di investimenti industriali. Serve garantire maggiore accesso al credito e rilancio complessivo. Andiamo ora in diretta a Roseto degli Abruzzi, dove a Villa Paris la Regione Abruzzo ha organizzato l'evento Il Futuro è Partecipato, per ascoltare la società civile e ricevere proposte e suggerimenti in vista del nuovo programma per l'assegnazione delle risorse europee per il 2021 e il 2027. In collegamento per noi c'è Paolo Renzetti, che vedo in compagnia del Presidente Marco Marsilio. Buongiorno. Grazie Giuseppe, buongiorno dalla splendida location di Villa Paris di Roseto degli Abruzzi. Hai detto bene, a fianco a me c'è il presidente della regione Marco Marsilio, che ringrazio sentitamente perché sta per iniziare il pranzo e il presidente si è voluto comunque concedere per qualche istante a beneficio dei nostri telespettatori per presentare e parlare di questa iniziativa. Per la prima volta, presidente, la regione decide di parlare di fondi europei, della spesa di questi fondi europei 2021-2027, convocando la società civile, le personalità importanti della nostra regione, ma anche i sindacati, le università, il mondo della ricerca.
Sì, è una delle novità che segna un cambiamento in positivo nel modo in cui la Regione, con questa nuova giunta, con questa nuova amministrazione, vuole gestire anche questa partita dei fondi europei. Non faremo in modo, come è successo in passato, di calare dall'alto sui territori e sulla società le scelte elaborate soltanto dentro il chiuso delle stanze ministeriali e regionali, ma siamo qui con netto anticipo rispetto all'inizio della programmazione 21-27 a parlare e ad ascoltare soprattutto le categorie, le associazioni datoriali, imprenditoriali, sindacali, gli atenei, l'associazionismo, il volontariato. Ecco, sono stati tutti convocati, tutte le parti sociali, per esaminare intanto quello che è accaduto con il ciclo di programmazione tuttora in corso, quali sono stati i limiti, quali punti di forza che vanno riproposti e che cosa fare per il futuro. E nel presentare questa giornata abbiamo potuto anche raccontare i buoni risultati in questo anno di amministrazione, meno di un anno. Noi abbiamo cominciato a marzo, siamo a metà dicembre, in neanche 9 mesi di lavoro abbiamo accelerato la capacità di spesa, che è praticamente raddoppiata, in alcuni assi quasi triplicata, e questo significa che abbiamo dato un impulso nuovo, un'organizzazione nuova alla Regione, abbiamo raggiunto gli obiettivi di performance che c'erano stati, i tetti di spesa che l'Europa dà alle Regioni, pena non, se non li raggiungiamo, il disimpegno dei fondi, li abbiamo scongiurati e li abbiamo scongiurati anche con qualche settimana di anticipo sulla scadenza e segnando in alcuni casi anche più 10% almeno di spesa rispetto al tetto che era stato programmato. Quindi l'Abruzzo sta cambiando passo, sta cambiando velocità ed è sempre più vicino alle esigenze del territorio e del suo sviluppo. Diceva prima in conferenza stampa, non accadrà più che i fondi torneranno a Bruxelles. Questo è stato, diciamo, un punto fisso della nostra campagna elettorale un anno fa, del nostro impegno amministrativo quotidiano. Avevamo raccolto un'eredità molto pesante, il Sole 24 Ore lo scorso anno certificava che l'Abruzzo aveva speso solo il 2% dei fondi e che era praticamente l'ultima regione in Italia, se non addirittura in Europa. Abbiamo cambiato questo passo, attendiamo adesso le classifiche comparative con gli altri, però abbiamo intanto evitato il disimpegno dei fondi FSE, che sono quelli del sociale, quelli strutturali, che è il fondo FESR, quelli sulla pesca, che è il fondo FEAMP, e attendiamo buone notizie, buoni risultati anche per il PSR, cioè il piano di sviluppo rurale, che era quello che ci preoccupava di più. Ad aprile scorso, quando abbiamo fatto il primo rendiconto dello stato dell'attuazione di questi fondi dell'agricoltura, noi abbiamo ricevuto dall'Europa il messaggio che rischiavamo il disimpegno di 60 milioni di euro. Noi ci siamo messi duramente al lavoro e credo che tra pochi giorni anche l'assessore all'agricoltura potrà annunciarci un risultato raggiunto anche su questo obiettivo. Non era scontato, è il frutto di un duro lavoro e di una buona amministrazione che abbiamo messo in campo. Abbiamo visto oggi durante la convention, questa mattina, una platea molto attenta durante il suo discorso. Una platea molto attenta, numerosa e qualificata, ed è la dimostrazione di quanto bisogno ci fosse da parte della società civile di essere ascoltata e di poter partecipare alle decisioni, alla costruzione del programma. Molti, io sono rimasto anche meravigliato, perché per me l'ABC è normale che se dobbiamo fare un programma che si cala sul territorio dobbiamo interrogare il territorio, e il prossimo mese faremo una seconda tranche di questi incontri, una seconda sessione di incontro la faremo con i sindaci e gli amministratori locali, perché dopo aver sentito le parti sociali sentiremo anche tutti gli amministratori del territorio. Io penso che questo sia l'ABC della politica e della buona amministrazione, scoprire che di fatto era la prima volta che accadeva e che molte delle categorie presenti erano quasi meravigliate di questa capacità di ascolto e di apertura, dà la misura di quanto l'Abruzzo fosse rimasto indietro. Stiamo recuperando terreno anche su questo campo. Presidente, prima di salutarla, stavamo ascoltando insieme il servizio della collega Tania Bonici Castelli sulla vicenda della Banca Popolare di Bari. Voi state già lavorando, lo avete già fatto da diversi giorni su questa situazione, e a gennaio incontrerete i vertici della nuova banca? Sì, l'assessore Febbo è già al lavoro, questa mattina è arrivato
qui dopo essere stato ad occuparsi della questione popolare di Bari, ha preso appuntamento entro la fine dell'anno con i commissari e da gennaio saremo su tutti i tavoli a stimolare il governo e le amministrazioni competenti a evitare un'altra macelleria sociale, un altro salasso e un'altra perdita di riferimento. L'Abruzzo ha già perso negli anni passati le sue banche, peraltro due di queste banche fatte fallire malamente andarono nella pancia di Popolare di Bari pensando che così avremmo avuto un istituto di credito più forte che poteva rilanciare il credito sul territorio. Oggi scopriamo che anche Popolare di Bari è una banca pressoché fallita che deve essere ora salvata dallo Stato e commissariata. È naturale che c'è molta preoccupazione nel territorio, la condividiamo e faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per presidiare anche il settore del credito. Grazie al Presidente della Regione Marco Marsiglio che è intervenuto in diretta nel corso del nostro telegiornale. Allora parlava prima il Presidente proprio dell'Assessore Mauro Febo, noi andiamo ad ascoltare l'intervista che abbiamo registrato pochi minuti fa con l'Assessore Febo in riferimento proprio alla convention di questa mattina qui a Villa Paris di Roseto. Quanto riguarda le sue deleghe per il suo assessorato, parliamo di attività produttive e turismo, qual è l'importanza di questi fondi? Ma intanto io insomma, sono contento perché il primo anno di gestione abbiamo già superato la comunicazione che abbiamo fatto alla Commissione Europea, i dati che il nostro possesso al 6 dicembre già ci dicono che abbiamo superato di oltre il 10% l'obiettivo N+3, cioè l'obiettivo della rendicontazione. Noi continuiamo, in Abruzzo abbiamo di fronte una grande sfida perché ci sono alcuni settori che sono in forte espansione come quello della space economy su cui dobbiamo rimanere sul pezzo e abbiamo poi l'automotive che è un settore trainante su cui però c'è la spada di Damocle del 2023, diciamo la produzione dovrebbe passare in elettrico, insomma con tutta una serie di problemi che si cominciano ad intravedere e anche di eventuali soluzioni, quindi massima attenzione. Io continuo a dire massima attenzione soprattutto al credito che langue, che soprattutto non riesce a darci soddisfazione per quanto riguarda le piccole e medie aziende. C'è questa questione rilevante che riguarda la Banca Popolare di Bari, riguarda la nostra regione, soprattutto il Teramano ed il Pescarese. La regione e il suo assessorato come si muoveranno, come si stanno muovendo? No, noi ci siamo già mossi perché nei giorni scorsi siamo stati in contatto con i vertici della banca e con i vertici nazionali per capire che cosa succedeva, perché un altro fallimento sarebbe stato veramente terribile per la regione Abruzzo. La sua presenza con le tante agenzie sul territorio deve diventare da istituto di credito del sud, deve diventare istituto del territorio, soprattutto ci deve aiutare ad intervenire col credito alle piccole e medie aziende che in questo momento soffrono terribilmente. Non c'è il rischio della chiusura di qualche filiale? Ma ci potrà essere, ne dovremo discutere, ma io non credo che si parli di chiusure, magari si tratterà di pensionamenti o di altre soluzioni, mi auguro meno drammatiche e preoccupanti di quelle che si dicevano fino a qualche giorno fa. E queste dunque le parole dell'assessore regionale al turismo e alle attività produttive Mauro Febo, anche in riferimento alla vicenda della Banca Popolare di Bari. Dunque possiamo chiudere qui questo collegamento in diretta nel corso del TG6 da Villa Paris di Roseto degli Abruzzi. Ringraziamo la struttura stampa della Regione Abruzzo che ci ha permesso la presenza in diretta del Presidente della Regione Marco Marsiglio che abbiamo ascoltato qualche istante fa. Grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica, linea che può tornare allo studio. Grazie Paolo Renzetti, adesso andiamo a Pescara perché il capoluogo adriatico è una delle città candidate alla bandiera blu. Lo ha annunciato il sindaco Carlo Masci che ha spiegato di aver candidato la città in quanto ha intenzione di mettere in campo interventi per migliorare la qualità delle acque. Per il momento però la condizione nel nostro mare rimane drammatica. Vediamo il servizio. Pescara vive col mare, vive sul mare, vive per il mare, è una città che ha un rapporto particolare con il mare. In questi ultimi anni purtroppo la città e i cittadini hanno sofferto per questo mare, spesso con i parametri dell'inquinamento fuori
dalla norma. Pescara si candida per ottenere la bandiera blu, il riconoscimento che viene attribuito alle località costiere che soddisfano determinati criteri di qualità, come la salubrità delle acque di balneazione e il servizio offerto agli utenti. E io ho lanciato questa grande sfida della bandiera blu per Pescara da ottenere in questi anni di governo che mi riguarda. Abbiamo approvato nei giorni scorsi una delibera che ci permette di essere inseriti tra le città che fanno la scelta di candidarsi per la bandiera blu. La promessa più celebre della campagna elettorale di Masci è stata infatti quella di far tornare a mangiare i cannolicchi ai pescaresi. La condizione del mare però è terrificante. Ogni estate vengono posti numerosi divieti di balneazione e si diffonde l'allarme legato ai batteri quali le Escherichia coli. Per raggiungere l'agognato obiettivo della bandiera blu, quindi, occorrerà una pianificazione di interventi che non siano solo palliativi, ma che possano davvero salvare il nostro mare. Il miglioramento della capacità di depurazione, e anche su questo stiamo lavorando. Dal 2020 partiranno lavori importanti che ci permetteranno di raddoppiare la capacità di depurazione del nostro depuratore. E l'altro intervento importantissimo è la realizzazione delle vasche di prima pioggia. Per ora però il mare di Pescara continua a ricevere dal fiume i rifiuti maldestramente smaltiti dagli impianti industriali e dai sistemi fognari delle aree interne. Roberto Testa, da quest'estate direttore della ASL di Avezzano, Sulmona e L'Aquila, ha tracciato un bilancio dei primi 4 mesi sotto la sua guida. Gioia Chiostri. Ha preso da poco le redini dell'azienda sanitaria locale numero 1 Roberto Testa, nuovo direttore della ASL di Avezzano, Sulmona L'Aquila, nominato direttamente dal presidente regionale Marsilio l'estate scorsa. Con una specializzazione in igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri, Roberto Testa, già direttore sanitario della ASL di Frosinone, ha visitato nel corso di questi mesi numerosi punti caldi sanitari del territorio, come l'ospedale di Avezzano. Siamo in prossimità delle feste natalizie, c'è qualche dono magari che può aspettare la popolazione marsicana, ma anche dell'Aquila e di Sulmona proprio dalla ASL 1? Cosa prospetta il piano? Beh, guardi, recentemente abbiamo approvato un piano triennale degli investimenti, in cui ci sono una serie di investimenti sia di carattere strutturale sia di carattere tecnologico, e quindi continua l'assunzione del personale, anche se troviamo spesso delle difficoltà, perché insomma è molto difficile trovare specialisti, alcuni tipi di specialisti, però insomma l'azienda è attiva, operativa, e quindi costantemente siamo alla ricerca di tutte le soluzioni per un territorio molto vasto, molto ampio, e quindi che richiede un'attenzione costante e particolare. Eppure, nonostante siano trascorsi solo 4 mesi esatti di amministrazione, ecco un primo bilancio di azioni inquadrate. Proprio oggi ho firmato anche delle delibere per stabilizzazione di personale, perché noi, accanto di personale che stiamo assumendo ex novo con concorso, dobbiamo procedere anche a una stabilizzazione di personale che è già operante da tempo, e quindi cerchiamo di superare questo grosso problema del precariato, quindi dando sicurezza e certezza a molte figure professionali che operano da anni al servizio delle nostre strutture. Andiamo a Lanciano, dove Italia Nostra denuncia i lavori nel quartiere Olmo di Riccio, approvati dalla giunta comunale, ma la realizzazione di una strada sarebbe su proprietà di Ater e di privati e non su una proprietà comunale. Vediamo il servizio. Sistemazione e riasfaltatura di un terreno non di proprietà comunale ma dell'Ater e in parte anche di privati, utilizzando materiali di rifiuti accumulati per anni senza nessun controllo. È quanto denuncia Italia Nostra a Lanciano in merito ai lavori in corso nel quartiere di Olmo di Riccio, approvati con delibera di giunta con urgenza, invocando il precario stato della pavimentazione stradale e la mancanza di sistemazione e raccolta delle acque piovane. Di 80 centimetri
centimetri l'innalzamento della strada rispetto alla quota precedente. Per Italia Nostra, dunque, intervento illegittimo e su un'area per anni di scarica abusiva. 24.000 euro l'importo, che non ha previsto inoltre nessuna sistemazione a verde, con la messa a dimora di alberi, di cui Olmodiriccio è assolutamente carente. Soldi che l'ATER quindi avrebbe dovuto sborsare e non le casse comunali. Per Pierluigi Vinci Guerra, presidente della sezione di Lanciano di Italia Nostra, si tratta di una scelta dettata puramente da campagna elettorale e atteggiamenti clientelari. Chiaramente nel fare questi lavori non si sono nemmeno accorti che al di sotto di questa sistemazione, di quest'area, c'è l'accumulo di una serie di rifiuti, e non sappiamo nemmeno se sono rifiuti speciali o meno, per cui è stata anche avvisata i carabinieri della forestale per verificare la veridicità di questa faccenda. L'assessore Verna, che tra l'altro è anche vice sindaco, evidentemente ha fretta di chiudere la partita, di dimostrare che lui fa fare gli asfalti eccetera eccetera, ma su che cosa? Su aree che non sono di sua proprietà, quindi i nostri soldi vengono spesi inutilmente in aree di non proprietà del comune. E questa è una cosa scandalosa che Italia Nostra non riesce a capire e a concepire. Nuova videosorveglianza alla stazione di Avezzano. Subito sarà installata una telecamera brandeggiata. Nel 2020 ne arriveranno altre 4. Un piano operativo di installazione di telecamere di videosorveglianza nell'area della stazione ferroviaria della città di Avezzano. Un grazie innanzitutto al commissario prefettizio Passerotti, perché ha accolto le richieste della Lega, ma non solo della Lega, ma dei comitati di cittadini e dei comitati dei commercianti. L'operazione prevede l'installazione di una telecamera brandeggiante a 360 gradi e di una fissa posizionata all'ingresso della stazione. Altre 4 telecamere verranno installate nel 2020. Il tutto verrà finanziato utilizzando i proventi recuperati dalle sanzioni elevate contro chi non ha rispettato il codice della strada. Siamo intervenuti sia come gruppo politico che come gruppo amministrativo, perché comunque l'ultimo nell'arco temporale a sollevare il problema è stato il nostro consigliere regionale Simone Ancelosante. A trarre il dado dell'implementazione degli occhi elettronici zona stazione, il gazebo della legalità promosso dalla Lega Giovani. Sicuramente non ci fermeremo qui, perché continueremo a lavorare per la sicurezza della città in altri quartieri, e sicuramente quando saremo forza di governo alle prossime elezioni amministrative intensificheremo anche il personale di sorveglianza in questa zona. Da Avezzano all'Abruzzo, sempre sulla scorta del verbo tutelare, uno degli ultimi progetti di legge targati Lega in regione istituisce un fondo regionale per le persone rimaste vittime di furti e ruberie di un di euro. Sì, questo è un progetto regionale a prima firma Piero Quasimani, il capogruppo della Lega in Regione Abruzzo. Ahimè, nel 2018 siamo stati sul podio negativo per le truffe agli anziani. Va ad istituire un fondo di garanzia per le vittime, quindi tutte le persone che sono vittime di truffa, e in particolar modo la fascia più debole che sono gli anziani, possono attingere. Il fondo va a coprire anche tutti i progetti di sensibilizzazione e di formazione proprio per le fasce più deboli. Il Corpo dei Volontari della Protezione Civile di Silvi Marina ha celebrato la festa di Santa Barbara nella sede dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e Marina Militare. Nell'occasione sono state donate al sindaco Andrea Scordella e al presidente del Consiglio Comunale Antonio Gambacorta le coppe della pace. Le opere sono ricavate da 2 bossoli di proiettili da mortaio risalenti alla guerra del 15-18, successivamente trasformati in calici donati da una volontaria della stessa associazione. Durante la cerimonia sono state anche consegnate da parte del sindaco delle pubbliche benemerenze al valor civile a 4 volontari della Protezione Civile Silvi, che si sono distinti in un'azione eroica: Adriana e Piera Alberta Chinni, Matteo Coviello e Rolando Scarponi. Siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale, molto ampia come ogni lunedì. In apertura oggi la Serie C, una splendida punizione di Bombagi, il Ludel Teramo, che però si fa subito acciuffare da un guizzo di Esposito. Col Catania finisce così 1-1, i biancorossi chiudono il girone d'andata al 10° posto e con una vittoria che manca dal 3 novembre. Jacopo Forcella.
Il Teramo gira a quota 25 punti, il pareggio col Catania per 1-1 lascia più di un interrogativo in casa biancorossa col Diavolo, che manca per la sesta volta l'appuntamento col successo e rischia di mettere in discussione anche il piazzamento playoff conquistato nella parte centrale del girone d'andata. Vero, c'erano tante assenze, vero, il Catania non è per organico l'ultima arrivata, ma di fronte alla formazione etnea, almeno all'inizio, si vede la copia sbiadita del Teramo che lascia l'iniziativa alla squadra di Lucarelli e quando può, ma ci riesce raramente, prova la verticalizzazione per i tre giocatori offensivi. Il primo tempo scialbo del Bonolis sarà poi pagato nel finale in uno schieramento che vede Costa Ferreira e non Mungo alle spalle di Martignago, ma di occasioni poche sia da una parte che dall'altra. Il problema è che per esigenze contingenti sono i padroni di casa che hanno necessità di fare qualcosina in più. La traversa di Bombaggi sul calcio piazzato è un segnale che l'ex Pordenone è il destro caldo e lo dimostrerà nel secondo tempo, nel quale si vede un Diavolo più volitivo nonostante non abbia grandissima fluidità di manovra, ma riesce comunque a far viaggiare meglio il pallone, con Mungo che avrebbe la biglia migliore per portare avanti i suoi al minuto 57, ma la sciupa in maniera incredibile facendosi ribattere il tiro da Furlan. Ma quando i mugugni cominciano a farsi inconsistenti dalle tribune si comincia a pensare all'ennesimo pomeriggio storto a 12 dal triplice fischio e Bombaggi a regalare agli oltre 2000 sugli spalti il sesto sigillo di stagione, una perla quella del centrocampista capocannoniere della squadra con 6 centri e che beneficia di un calcio di punizione conquistato da Minelli, che insieme a Magnaghi sono le pedine che Tedino si era giocato in corso d'opera, pur rischiando qualcosa, per provare a scardinare la retroguardia etnea. Ma sarà solo un'illusione, perché dopo 4 giri di lancette l'azione insistita del Catania, che aveva inserito anche Bucolo, Sarno e Catania, porta alla rete di Esposito, il più lesto a ribadire in rete la ribattuta corta di Tomei. Doccia gelata per il Teramo, che inserisce anche Cappa e Soprano, ma combina una quasi frittata nel finale quando becca una ripartenza fulminea proprio di Sarno, che tarda troppo lo scarico per un compagno di squadra e permette proprio a Soprano di chiudere in corner. 1-1 e altra giornata amara per il Diavolo. Con questo ritmo pensare in grande sarà davvero complicato e domenica si replica il Bonolis, arriva il Catanzaro per la prima di ritorno, ma saranno fuori per squalifica Mungo e Piacentini. Serie D, un gol di Romano nel primo tempo basta ad un solido Notaresco per avere la meglio sulla Sangiustese. Il pari della Recanatese sul Vasto Girardi spinge così la squadra Vagnoni a più 10 sul secondo posto, quando manca una sola giornata alla fine del girone di andata. Vediamo. Vittorie dal lungo in classifica per il Notaresco, che piega la resistenza di una buona Sangiustese, colleziona il 14° successo in stagione in 16 giornate e vola a più 10 sulla seconda Recanatese, fermata sul pari ad Agnone dal Vasto Girardi. È una marcia sempre più inarrestabile per la squadra del presidente Salvatore Di Giovanni, che sta letteralmente dominando il girone F. E ad un turno dal giro di boa sale alla quota record di 43 punti, nessuno nel campionato di Serie D come Capitan Salvatori e compagni. Una spettacolare coreografia organizzata dai tifosi con palloncini rossi e blu, striscioni e bandiere accompagna, al pari dei bimbi della scuola calcio della Pro Notaresco del presidente Lucio Di Crescenzo, l'ingresso in campo delle due squadre. Il tecnico Roberto Vagnoni deve rinunciare agli squalificati di Stefano e Frulla e agli infortunati Marcelli e Gallo. Maglia da titolare per Morganti sulla corsia di sinistra, conferma per Stivaletta a difesa dei pali Monti al nuovo esordio a Notaresco dopo il ritorno da Montevarchi. Sul fronte opposto 4-5-1 per Senigalliesi, con il solo Mingiano, 8 reti, davanti e Fabbri ad agire sulla fascia, pesante l'assenza di Perfetti sulla linea mediana. Ed è la compagine ospite ad iniziare meglio, con le scorribande dello stesso Fabbri sulla corsia sinistra a creare scompiglio. Una punizione al minuto 12 attraversa tutta l'area e finisce sul fondo. Pochi minuti ancora e mister Vagnoni inverte la posizione ai due cursori di fascia in difesa. Ghiani a destra, Morganti torna a sinistra. La prima risposta della capolista arriva al 25° con una combinazione nello stretto tra Cancelli e Sansovini. Il tiro del primo termina alto di poco. Ancora 7 giri di lancette e il Notaresco passa, azione in linea dalla sinistra e perfetto l'assist di Sansovini, che pesca in area Giacomo Romano. Deviazione di prima intenzione sotto porta del numero 9 rossoblù e palla all'angolino basso alla destra di un incolpevole Chiodini. Settimo centro in stagione per l'ex Isernia. Grande esultanza in un Savini gremito in ogni ordine di posto. Appena 2 minuti dopo, pronta risposta della Sangiustese. Dal limite Mingiano impegna Monti. Sulla corta respinta Boschetti anticipa Morganti, ma la palla viene bloccata dal numero 1 di casa.
Doppia emozione prima del riposo, nello spazio di un minuto appena. Al 45esimo ci prova Mele dalla distanza con grande coordinazione ma senza fortuna. Qualche istante più tardi il diagonale di Sansovini, ben servito dal neo entrato di Cramellà, finisce alto. Dopo l'intervallo il notaresco entra con piglio deciso e sfiora il raddoppio dopo appena 30 secondi, ma Giacomo Romano non riesce, il tapin vincente dopo la respinta di Chiodini. Stessa sorte per il fendente dalla distanza di Stivaletta al quarto. Poco dopo il quarto d'ora, quando le sostituzioni dei due allenatori iniziano a prendere il sopravvento, altra palla gol per la prima della classe con il tiro di Sansovini che trova attento Chiodini. Al 40esimo va segnalato l'ingresso del contemporaneo esordio assoluto in Serie D per Matteo Sorrini, classe 2003, prodotto del vivaio della società del presidente Di Giovanni, in luogo di Morganti. Per lui nel complesso 9 minuti giocati con il piglio giusto. Il match prosegue senza particolari sussulti fino alla fine e dopo 4 minuti di recupero arriva il fischio finale di Gandolfo Di Bra, che sancisce la vittoria numero 14 nelle ultime 15 giornate per una squadra che colleziona un record dietro l'altro e fa sognare i propri tifosi. E nell'unico derby di giornata il Pineto si impone 3-1 sul Giulianova, una gara vibrante che la squadra di Rachini ha saputo vincere nel finale, pur avendo giocato un tempo intero in inferiorità numerica per l'espulsione di Sissé. Il derby del Mariani Pavone sorride al Pineto che supera il Giulianova per 3-1 in una gara che è stata l'insegna dei gol mancati con tante occasioni sprecate dalle due squadre in una sfida che non ha deluso le aspettative della vigilia. Prodigioso il successo dei locali che hanno giocato quasi tutto il secondo tempo in 10 uomini. Al terzo Pineto subito pericoloso con il primo angolo calciato della gara e il colpo di Sissé con il brivido per la difesa giallorossa. Passano 90 secondi e sul secondo tiro dalla bandierina Ivan Speranza svetta di testa mandando il pallone di pochissimo sopra la traversa. Al terzo tentativo la squadra di casa trova il vantaggio con un eurogol di Camplone che dai 25 metri disegna una parabola deliziosa con il pallone che finisce all'incrocio. Subito determinata la squadra biancazzurra con i giallorossi ospiti che pagano un approccio negativo al match. Al tredicesimo ancora padroni di casa pericolosi con un assolo di Alessandro sulla sinistra ed il cross in aria per Tomassini che manca l'appuntamento con la sfera. Solo Pineto in questa prima parte di gara, anche se al 17esimo Di Paolo per il Giulianova con un tiro potente colpisce in pieno la traversa della porta difesa da Remo Amadio. Al 19esimo ancora pericolosa la formazione di Del Grosso con un colpo di testa di pochissimo al lato di Cesario. Gara divertente con il Pineto che si rivede al 22esimo con un tiro al lato di Alessandro. Il Giulianova spinge lasciando spazi in contropiede la squadra di Rachini come accade al 28esimo quando Marianeschi chiama Di Piero alla respinta. Replay dell'azione precedente, poi al 29esimo ancora con Marianeschi vicino al raddoppio. La gara non conosce soste con Cesario protagonista nel giro di 2 minuti. Al 35esimo in area pinetese l'ex giocatore della Bacigalupo Vasto trova la respinta di Remo Amadio che poi al 37esimo è miracoloso sull'incornata dell'attaccante giuliese. Match palpitante visto che poi al 40esimo Tomassini per il Pineto si divora ancora la più facile delle occasioni tutto solo davanti a Di Piero. Nella ripresa al terzo Pineto in 10 per il secondo giallo a Sissé, autore di un fallo ingenuo a centrocampo. Al quinto minuto i giallorossi cercano subito di approfittarne ma Cipriani in area manca il bersaglio grosso. Ora è la squadra ospite a fare la partita con Cesario che di testa al 12esimo mette a lato. Ci riprova il Giulianova con il neoentrato Castiglia al 18esimo ma Remo Amadio dice ancora no. Ancora Giulianova con Vitelli al 22esimo con Remo Amadio insuperabile fino al 26esimo quando Barlafante, entrato in campo da pochi secondi, mette la palla alle spalle dell'estremo di casa per il gol del pareggio. Il Giulianova ci crede al 29esimo, chiede un rigore quando Barlafante, contratto in aria da Marini, cade a terra con Torreggiani di Civitavecchia che lascia proseguire fra le proteste giallorosse. Il Pineto, assorbito il colpo del pari locale, riparte al 34esimo, sfiora il 2-1 con un colpo di testa di Speranza che termina alto di un nulla. In 10 ragazzi di Rachini però non demordono e al 40esimo arriva il nuovo vantaggio pinetese con il contropiede biancazzurro e con Acquadro che in corridoio serve
Tomassini che entra in area e Di Giustezza con un perfetto diagonale batte per la seconda volta Di Piero facendo esplodere il pubblico di casa. Ma le emozioni non sono finite perché al 90esimo il Pineto ancora in contropiede trova il 3-1 con Ciarcelluti che inventa e lascia Bianciardi che scarica su Di Piero che salva prima del tapin vincente di Pierpaoli che fa 3-1 chiudendo il derby in anticipo. Per la squadra di casa in 10 è una vittoria questa che sa di playoff, per il Giulianova un KO che fa davvero male e deve preoccupare. Ed è tutto per questa edizione, il TG6 torna questa sera alle 19, nel frattempo tutti quanti i nostri servizi sono già online. Io vi ringrazio e vi auguro un buon pomeriggio.